Buongiorno a tutti, io sono Alfred73, benvenuti sul mio canale. Oggi vedremo come smontare un pacco batterie a litio da 36 volt per recuperarne le celle in esso presenti. In modo particolare vedremo come disassemblare questo pacco, come effettuare la ricarica di queste batterie e come testarne la capacità con un apposito attrezzo. Venite con me. Il pacco batterie in questione è un ricambio per overboard, ha una tensione di 36 volt, è un pacco 10S2P, cioè 10 serie di due celle in parallelo, con una capacità dichiarata di ben 4400 mAh. Questi pacchi batterie vengono venduti a meno di 30 euro su Amazon e questo mi fa venire qualche dubbio sulle reali capacità in termini di corrente. Con questo video andremo a disassemblare il pacco e a testarne le relative celle componenti. In particolare vedremo come effettuare il disassemblaggio in sicurezza. All'interno di questi pacchi batteria è presente anche un BMS o Battery Management System che si occupa di staccare il negativo del pacco batteria dal negativo del caricabatterie o del carico per proteggere le celle da sovraccarica, sovracorrente, cortocircuito, sovrascarica. È importante infatti ricordare che senza questa protezione le batterie a litio possono diventare molto pericolose, surriscaldarsi e innescare incendi. Prima di disassemblare questo pacco batteria è opportuno cercare di scaricarlo completamente al fine di evitare, in caso di cortocircuito, correnti troppo elevate. Per scaricare questo pacco utilizzeremo lo stesso connettore XT60 collegato ad un carico per questi 36 volt. Per esempio potremmo utilizzare un carico composto da tre lampadine da auto da 12 volt 21 watt che collegate in serie tra loro e applicate a questo carico lo scaricheranno con una corrente di circa 1,75 A. Così facendo, nel giro di un'ora circa, il nostro pacco batterie da 2 Ah sarà completamente scarico e potremo disassemblarlo in sicurezza. Il BMS posto all'interno proteggerà il pacco dalla sovrascarica. Prima di procedere oltre, vi ricordo che le manovre che seguono sono a rischio di cortocircuito. I cortocircuiti possono innescare esplosioni ed incendi, quindi se non siete esperti, non fatelo. Come prima cosa procuriamoci un coltellino in plastica per andare a rimuovere questa plastica termorestringente evitando così di effettuare dei cortocircuiti. Una volta rimossa tutta questa pellicola termorestringente, il pacco batteria si presenterà come un insieme di celle protette da una carta isolante tutta intorno che dovremo andare a rimuovere anch'essa. All'interno del pacco batterie troveremo il BMS che si occupa della protezione di tutto il pacco ed in particolare osserviamo i due MOSFET che servono per staccare il negativo delle batterie. Oltre a questi due MOSFET che fungono da interruttori, sul pacco sono presenti degli integrati che svolgono la vera e propria funzione di monitoraggio per la protezione delle celle. Questi piccoli microchip, infatti, collegati a ciascuna singola cella, effettuano la rilevazione e il monitoraggio della tensione della corrente e attraverso dei transistor pilotano i MOSFET di uscita. Di solito si tratta di un chip HY2110. Chip rileva costantemente la tensione della singola cella o gruppi di celle poste in parallelo, interviene interrompendo il MOSFET di overcharge o overdischarge a seconda della condizione che si verifica, monitora attraverso il pin current sensing la corrente assorbita dal carico e di ricarica della batteria, interrompendo uno dei due MOSFET all'occorrenza. In particolare, il pilotaggio dei MOSFET non avviene direttamente da parte dell'integrato, ma per il tramite di questi transistor collegati all'uscita dei suoi pin.
A seconda di quella che sia la condizione di protezione che si verifica, uno di questi due MOSFET, o anche entrambi, staccherà il negativo collegato al carico dal negativo della batteria, proteggendo così tutto il pacco. Come prima cosa andiamo a dissaldare questi due cavi del negativo e del positivo che si collegano al connettore XT60 e quindi al nostro carico. Anche in questa fase prestate la massima attenzione per non creare cortocircuiti. Osservando il pacco batterie noto delle linguette di collegamento superiori che posso agevolmente andare a tagliare. Prima di effettuare questa operazione è bene ricordare che il positivo della batteria è il terminale che più spesso può provocare cortocircuiti perché è ravvicinato al negativo. In questo caso dunque la probabilità di cortocircuito è più elevata del solito. Per limitare questo rischio andiamo a sollevare leggermente il polo positivo prima di effettuare il taglio in modo da scongiurare il cortocircuito. Nessun problema invece per il taglio del polo negativo. Mano a mano che smontiamo il pacco cerchiamo di limitare l'uso delle forbici il più possibile e procedere a mano per evitare cortocircuiti. Poniamo ad angolo i due pacchi e in questo modo agevoleremo il taglio. Il disassemblaggio delle singole celle richiede una maggiore cautela e per questo ce ne occuperemo con calma più tardi. Ritorniamo al nostro pacco batterie. Anche qui preferiamo l'utilizzo delle forbici solo per i terminali negativi per evitare appunto i cortocircuiti. Per i terminali positivi che sono più a rischio andiamo a utilizzare la dissaldatura con la tecnica dell'aggiunta dello stagno al terminale ed il sollevamento della linguetta al termine. Questa stessa tecnica può essere applicata alle linguette intermedie per la loro dissaldatura, sempre prestando la massima attenzione ai cortocircuiti, mi raccomando. Una volta dissaldate tutte le linguette del pacco batterie, possiamo rimuovere il BMS in sicurezza e metterlo da parte. Pieghiamo ad angolo il nostro pacco batterie e andiamo ad effettuare i tagli delle piattine di collegamento, stando sempre attenti a non provocare cortocircuiti con la carcassa della cella. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e considerare l'iscrizione al canale. A questo punto procediamo il più possibile a separare a mano tutto ciò che si può effettuare manualmente e utilizzare le forbici soltanto in casi estremi. Una volta giunti ai due singoli elementi posti in parallelo, il positivo lo separiamo per ultimo, mentre partiamo direttamente dal negativo, dove possiamo con sicurezza utilizzare le forbici per il taglio, perché non vi è pericolo di cortocircuito. Una volta effettuato questo taglio sul negativo, che vi ricordo essere la parte più liscia dell'involucro della cella, possiamo procedere a separare il positivo semplicemente tirando dall'una e dall'altra parte i due elementi della cella. Per rimuovere i residui presenti sul positivo utilizzeremo una pinzetta, ma senza far leva sull'involucro negativo della batteria. In questa fase dello smontaggio, infatti, la possibilità di cortocircuito è maggiore a causa della vicinanza dei due poli positivo e negativo. Infine, per rimuovere questi ultimi residui di linguetta della saldatura a punti, utilizzeremo una smerigliatrice Dremel, cercando di far capitare il disco esattamente al centro del polo positivo, sempre per evitare i cortocircuiti. Nessun problema per il polo negativo, in cui non vi è alcun rischio. Fatte queste due operazioni di finitura sui contatti, la nostra batteria a litio sarà pronta sia per la elettrosaldatura che per la saldatura a stagno grazie alla smerigliatura effettuata. Vado ad effettuare la misura in tensione della cella per verificare lo stato di carica. Abbiamo 3,96 volt, quindi si tratta di una cella quasi completamente carica.
Per terminare il processo di ricarica utilizzo il mio alimentatore variabile, che è stato oggetto di un mio video precedente, che vi invito ad andare a vedere. Si tratta di un alimentatore con limitazione di corrente. Grazie a questo alimentatore posso applicare alla mia cella una tensione di 4,2 volt con una limitazione di corrente pari a quella prevista per la ricarica delle batterie al litio di 0,5C, ossia nel mio caso con una batteria da 2 ampere ora posso ricaricarla al massimo con 1 ampere. E poiché questa cella è quasi completamente carica, vado direttamente a selezionare la tensione di 4,2 volt sull'alimentatore, che devono essere esatti, pena il suo surriscaldamento e conseguente esplosione. Per limitare la corrente di ricarica vado a cortocircuitare l'uscita del mio alimentatore da laboratorio e a impostare la corrente su 1 ampere pari a 0,5C. Questa operazione si può compiere solo su un alimentatore da laboratorio provvisto di limitazione di corrente. Terminato questo presettaggio del mio alimentatore variabile da laboratorio, posso andare a collegare il polo positivo e il polo negativo allo stesso e in questo modo inizierà la ricarica della mia batteria al litio. Considerando la resistenza interna della cella, vedremo che la corrente massima sarà inferiore a 1 ampere e tenderà ad abbassarsi mano a mano che si ricaricherà tutta la batteria. Una volta giunti al termine della piena carica di questa batteria 18650, la corrente sarà quasi irrisoria, in particolar modo secondo la curva di ricarica per queste batterie è previsto un cutoff di 65 mA, cioè la corrente a cui la batteria può essere staccata dal caricabatterie perché si può considerare carica. Dopo circa un'ora, due ore a seconda della capacità della batteria, vedremo che la corrente si abbasserà ad un livello irrisorio ad indicarci che la nostra batteria è completamente carica e ci troviamo al termine del processo e quindi al termine della curva. A questo punto vado a recuperare la mia cella e a testarne l'effettiva capacità attraverso il processo di scarica utilizzando questo attrezzo. Si tratta di un tester misuratore di capacità specifico per batterie fino a 12-15 volt. È stato oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere. Questo dispositivo da me adattato con un caricabatterie TP4056 permette di misurare la capacità residua di una batteria al litio con una discreta accuratezza e quindi finalmente andremo a verificare se queste batterie sono veramente da 2 ampere ora così come dichiarato sull'etichetta. Vado ad accendere lo strumento alimentato tramite una presa micro USB e a selezionare la tensione di scarica minima sotto la quale non devo assolutamente scendere pena la rovina del mio elemento 18650. Questo dato lo trovate direttamente nel datasheet delle batterie al litio a un valore di circa 2,50 volt. Ricordo infatti che ogni batteria che si trova con un voltaggio al di sotto di questo valore è da considerarsi guasta. Una volta impostato questo limite di scarica inferiore, vado ad impostare i milliampere di scarica massimi, 1000 mA, quindi 1 ampere nel mio caso, e a questo punto, premendo il pulsante, do avvio al processo di scarica. Vedete la ventola che parte per raffreddare la resistenza di scarica. Il display inizia a conteggiare i milliampere accumulati dalla batteria. Al termine del processo di scarica, su questo stesso display lampeggerà il totale della capacità scaricata dal mio circuito tester. Nel giro di qualche ora, a seconda della capacità della batteria, sul display lampeggerà la capacità della batteria completamente scaricata fino alla tensione di 2,5 volt impostata in precedenza. I numeri, come al solito, parlano da soli, la capacità di questa batteria è 1,1 ampere ora, quasi la metà di quella dichiarata dal produttore.
In realtà la tensione della batteria è ancora elevata di 3,3 volt e non solo, ma la resistenza interna di questa batteria, sempre registrata dallo strumento, è di circa 310 milliohm e quindi si tratta di una batteria molto scarsa. Come volevasi dimostrare, quindi queste batterie non sono affatto affidabili in termini di capacità. E le cose non vanno meglio testando un'altra batteria, sempre con la stessa tecnica, abbiamo 1,2 Ah. Morale della favola, quando trovate dei pacchi batterie ad un costo inferiore ai 2 euro per amperora, assolutamente non comprateli. La differenza si vede con questa batteria Sony VCT6 da 3000 mAh di capacità, che viene scaricata fino a 2,6 volt, resistenza interna di 99 milliohm e quindi una capacità effettiva di 2430 mAh rispetto ai 3000 dichiarati. Si tratta di una batteria Sony originale e quindi non clone, che ha un costo appunto di circa 6 euro. In descrizione vi metterò il link per l'acquisto di questo tipo di batterie originali Sony, che al momento, da prove effettuate, risultano quelle con il maggior rapporto qualità-capacità-prezzo. Ahimè, terrò le mie batterie di scarsa capacità per progetti che richiedono poca corrente, stando attento anche a conservarle in un contenitore isolato e isolandole anche tra loro per eventuali cortocircuiti. Mi consolo con il BMS in omaggio che terrò per parti di ricambio. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere like e iscrivervi al canale. Io vi ringrazio per la vostra visione e come al solito vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao!